Buongiorno a tutte e a tutti, sono Bianca Carraro e vi do il benvenuto e vi ringrazio a nome della Fiera delle Parole e dell'ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova. E da oltre dieci anni collaboriamo alla realizzazione di un programma di incontri che attraverso la lettura ai libri intende avvicinare le giovani generazioni a una cittadinanza più attiva e più consapevole. Eh, I libri presentati e i temi trattati all'interno del programma che avete visto sono diversi ma sono tutti accomunati dall'impegno civile e dal servizio alla comunità. Sono lieta di dare il benvenuto a un ospite d'eccezione, Daniela Lucangeli, che eh, ringraziamo per aver accolto l'invito alla, alla Fiera delle Parole. E Daniela Lucangeli è professoressa di psicologia dell'educazione e dello sviluppo all'Università di Padova. Uh, è da sempre impegnata nel sostegno di bambini con fragilità e difficoltà nell'apprendimento e nel campo dell'apprendimento ha un bagaglio di esperienze e di straordinaria ricchezza. È autrice di numerosi contributi di ricerca, di saggi e di divulgazione e uh, è membro di numerosi comitati scientifici nazionali e internazionali. E, mh, eh, è presidente inoltre di Mind for Children, eh, spin-off dell'Università di Padova. Okay. Lascio la parola a Daniela Lucangeli e Davide Pio che modera l'incontro. Grazie. Eccoci Bianca, che brava, ecco qua. Buongiorno professoressa. Ciao Davide, guarda quante scuole, possiamo ringraziarle. Vai. Mi fate i segnali di dove siete: Istituto Inaudi Gramsci, dove sei? Istituto, grazie. E liceo Classico Tito Livio, dove sei? Grazie. Liceo Brocchi di Bassano del Grappa, Grande. mamma mia, grazie. Istituto Leonardo da Vinci dove sei? Grazie, ma non vi fate applausi tra voi e voi, liceo scientifico Newton Pertini di Campo San Piero dove sei? Grazie. Nominati tutti? No ci sono anche altre scuole oltre quelle segnalate qui? No, era un no così gli era partito questo no. Insomma, c'è un liceo classico. C'è il titolo Livio: Filippo ama i cavalli, queste cose qua importanti. Eh, allora, detto questo, c'è anche, anche un santino della professoressa Lucangeli sulla vostra sedia <ride> per i momenti di solitudine, ascolta, sai cosa? Eh, pensando all'adolescenza, pensando alla loro età, che è l'età credo, meno invidiabile che possa esistere, mi viene in mente l'enorme solitudine che si può avere in quei momenti, alla quale ho pensato anche alcuni giorni fa in un incontro con le scuole in cui ai ragazzi è stato detto si vedeva che fremevano perché il tema poi erano le dipendenze, le sostanze, eccetera e loro avrebbero voluto dire alla loro che era una loro preziosa, ma nessuno si alzava perché c'era questo terrore di dire che cosa succede se mi espongo, che cosa succede se dico a voce alta. Non c'è una domanda, però partiamo Così? da qui, partiamo da qui. Eh... Tu ti dispiace se io mi alzo, vado verso di loro e ti do le spalle. No, se non cadi, vai. <ride> no, perché c'è la luce che mi acceca. Vorrei vedervi come state in questa giornata di pioggia. Nonostante tutto, qui. Grazie ai vostri docenti che vi hanno portato. Grazie a voi del, del fatto che spero che questa giornata vi possa essere non soltanto una gita, ma anche un momento di insieme riassunto, posso dirvi un po' di verità su come stiamo mm? Mm? la reggeta un po' di verità su come stiamo c'è una ricerca importante che dice che in questo momento del mondo tutti dai piccoli a, a, a coloro che tanto piccoli non lo sono più hanno una stessa identica emozione tutti quanti contemporaneamente sapete qual è? Secondo voi cos'è che vi accomuna a me, a Davide Pio, ai vostri prof, ai vostri genitori, ai vostri nonni, ai cuccioli che arrivano adesso nel mondo? Cos'è che vi accomuna? Di emozione che in questo momento pare che sia diffusa in tutti, tutti, tutti. La gioia? L'ansia? L'ansia, la battaglia sull'ansia, ma soprattutto la solitudine pare che l'emozione più diffusa in tutti 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 e di cui nessuno parla perché dell'ansia parlano tutti, dello stress parlano tutti, della rabbia si parla fin troppo, ma della solitudine non si parla affatto. Quindi c'è questa cosa che ci capita dentro, ci Acchiappa dentro, ci possiede dentro, proprio ci possiede dentro, di cui però non parliamo e che facciamo finta di non sentire verso noi stessi e verso gli altri. Quindi l'emozione più nascosta, che nascondiamo di più a noi stessi e agli altri è la solitudine. Che sta succedendo? Adesso chi di voi non ha mai sentito il morso della solitudine alzi la mano e ci spieghi come si fa. A tutti siamo stati morsi dalla solitudine. Tutti siamo stati morsi dalla solitudine. Beh, e, e allora che cosa abbiamo ottenuto sapendo questo? Beh, otteniamo di capire come funziona una particolare specie come la nostra che fa finta di essere una specie di solitari mentre è una specie di creature socievoli. Noi siamo una specie che per milioni di anni evolutivi è migliorata perché ha fatto risorsa diciamo Dell'altro a fianco, quindi si è saputa in qualche modo aiutare, poi si è anche ammazzata, massacrata, si è fatta guerra, si è fatta guerra, si è fatta guerra, si è fatta guerra. Cosa ha vinto in tutta questa evoluzione? Pare che abbia vinto non la tendenza in cui si è aiutata, si è aiutata, si è aiutata, la tendenza che ha vinto è quella che ha isolato. Cioè ha vinto dentro questo processo la paura dell'altro. Mi sto spiegando un po', datemi dei segnali perché vi voglio, vi voglio proprio eh, raccontare tutto questo, perché spero che spetti a noi e a voi soprattutto mettere punto a capo. Basta, tutti da soli si sta male, tutti isolati dall'altro, si sta male, abbiamo bisogno di ritrovare l'altro. State respirando? Sì. sì? Volete vedere cosa fa quando incontriamo l'altro e come cambia immediatamente l'emozione? Guarda, avete un terrore di cesso, questo è che ci, ci fa fare, vero? Siete lì così, senti che se no ti vede, che anche tu ti senti uguale. Allora, alzo la mano destra e dico, io, Daniele Lucangeli, in questo tempo del mondo... Sono stanca di sentirmi da sola. Non ne posso più della mia solitudine. Non ne posso più del mio isolamento. Non ne posso più di non trovare l'altro a fianco. Non ne posso più. Mi dà ansia, mi dà dolore. Io ho voglia di umanità. Va bene se lo dico io? Alzi la mano chi la vuole lo stesso, come me. Alzi la mano chi ha voglia di umanità. Volete vedere come fa l'umanità? Chi non ha alzato la mano vuole restare da su quelle mani, con coraggio! Esistete, creature, esiste. Tutte e due, vai, tutte e due le mani, tutte e due le mani. E diamolo un segnale di basta. Oh. La natura ci ha dato delle qualità enormi per poter stare bene con l'altro. La prima che ci ha dato, pensate qual è, quella, il battito del cuore. Il battito del cuore si sintonizza quando ancora siamo dentro il ventre della mamma, si sintonizza con la mamma il battito del cuore, la voce si sintonizza prima ancora di nascere nel, in quello che è il nostro arrivo che chiamiamo compleanno, ma in realtà noi siamo arrivati nove mesi prima. Non solo, ma sintonizzarci con l'altro, è respiro al respiro, il respiro si sintonizza con l'altro. E poi il grande sintonizzatore sono gli occhi, la voce, si chiama joint attention, attenzione condivisa, ci guardiamo negli occhi e tutto cambia. E poi il grande modulatore è il contatto, lo stare in contatto con l'altro. Ci vogliamo provare? Mi date qualche margine di libertà? Davide Pio, vieni qui vicino a me per piacere. Togliti dalla tua zona di comfort, dimostriamo che. Eh? vi prendete per mano? Ora Davide, dimmi, erano più belli prima chiusi nelle loro braccia concerte, nel loro silenzio, sono più bellissimi adesso? come potrei contraddirti in pubblico. No, siete veramente più bellissimi, perché il vostro cervello ha comandato al vostro sistema periferico di diventare più belli fino alla periferia della pelle, attraverso dei neuroni che si chiamano fibre citattili, che vi hanno resi più rosa, più sorridenti, più rilassati. Molto di più delle creme può il prendere per mano qualcuno. Ah va bene, e adesso lo facciamo un atto coraggioso, coraggiosissimo per vincere la solitudine. Lo fate? Sì? Ecco. Vi abbracciate l'un l'altro per 30 secondi. <ride> abbracciatevi, abbracciatevi l'un l'altro per 30 secondi diventerete non solo bellissimi. <ride> bravi, 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 bravi. <ride> Abbiate il coraggio, rompete gli argini che le generazioni precedenti hanno innalzato, ma non contro le alluvioni, contro le relazioni. Abbiate coraggio, abbattete le mura, gli argini, voi fatelo. Perché? Perché pensate che quando abbracciate un altro c'è una zona del vostro cervello meravigliosa che si chiama amigdala, la quale produce i neurotrasmettitori della felicità. Vogliamo essere felici? Quando siamo stanchi, tristi, angosciati, soli, abbiamo paura, più di un like, più di una sniffata. Più di una addiction qualunque conta l'abbraccio di chi amiamo. Andate e dategli una struccata, una di quelle struccate che fa ribattere il cuore. Ribattere il cardiaco, il cardiaco è stato rivalutato tantissimo oggi dagli scienziati, non è un muscolo, è un cervello potentissimo, muove le emozioni, muove la vita, il cardiaco muove la vita, muovete quel cuore creature. Dai, dai, dai. L'ultimo esperimento e poi mi taccio, vediamo la domanda dove va Davide Pio dopo, ma mi ha detto la solitudine, ha detto non è una domanda, parla e io parla. L'altra domanda, adesso, non lo fate da davanti perché è troppo intimo, se dopo diventate troppo intimi non va bene. Fatelo da dietro, costringete il vostro cervello a entrare dentro la vostra mano, Costringete il vostro cervello a entrare dentro la mano, ad attivare tutti i sensori della mano. Tenete conto che la mano è la struttura che ha più area coperta nel nostro cervello di funzioni di riconoscimento insieme all'area che è quella con cui noi emettiamo tutto ciò che sappiamo, sentiamo, viviamo, cioè le labbra. Ora noi con la mano destra andiamo a sentire: prima vi spiego, poi lo fate. In silenzio, perché il rumore disturba, andiamo a sentire il battito cardiaco della persona o delle persone che ci sono a fianco. Mettete da dietro, da dietro, la mano sul battito cardiaco. In silenzio costringete il cervello a entrare dentro la mano, il palmo della mano. Avanti, zitti, zitti. Uno, due, tre. Quando state in silenzio vi dico come proseguire, chiudete gli occhi, chiudete gli occhi, vi concentrate sulla mano che sente il battito cardiaco e provate da dentro il vostro petto a sentire il vostro battito da dentro. Dopo la parte di presa in giro, vi sentirete quiete, quieta, mette pace, stabilizza, ossigena, toglie tossine dal corpo, risintonizzare il cardiaco. Bravissimi, vi applaudo io. Per la fiducia, per l'onestà con cui avete superato l'angoscia del toccare il cuore di un altro umano. Non sto dicendo a caso, quando vi dico l'angoscia di toccare il cuore di un altro umano, abbiamo il terrore. Il terrore, cosa mai penserà di me? O che cosa succede se mi lascio toccare in senso metaforico, cioè riconoscere l'io a io, che è il noe? Che cosa succederà di me? Divento più fragile? Sono più vulnerabile? Beh, ve lo dico da persona di scienza semplice, ma che ci ha messo veramente tutta l'esistenza per capirlo. No, divento più forte. Tutte le strutture si rafforzano tutte le eh, mh, condizioni che mi rendono precario e debole si riorganizzano, perché è il modo con cui ciascuno di noi... Ottiene il meglio da se stesso attraverso la percezione di non essere da solo. Abbiamo un bisogno immenso di non sentirci da soli. E se Davide Pio, dopo, mi dovesse fare un'altra domanda che non gli suggerisco, è. Eh, perché qual è il grande, grandissimo bisogno di tutti, tutti quanti, e che ci possiamo anche nascondere dietro milioni di chiacchiere, ma quel bisogno lì resta? Ma io questa domanda non gliel'ho suggerita. Come devo fare con te? Come devi fare con me? Mi è venuta questa illuminazione pochi secondi fa... Mm. A proposito, no, tra l'altro, pensavo al titolo del Corriere domattina che dice: Giovani da tutto il Veneto che si palpano in un luogo. <ride> Vabbè. Comunque, al di là di questo, ehm, ci vuole coraggio. Perché quando si. quando la cosa che ammiro molto di te è questa: perché andare lì e dire queste cose, perché è chiaro che uno. Cioè uno siete maggiorenni almeno. Quanti anni avete, tesori? 14. Mol, questa cosa peggiora sempre di più. Allora la. <coughs> La cosa, no, perché, <ride> perché tu vai via fra mezz'ora, io resto. No, allora la cosa è questa: eh, il, il pensiero rispetto a eh, una comunicazione collettiva che teme un contatto, che teme quando tu dici sentite il cuore di quell'altro. Eh, invece, c'è que questa, da un lato, c'è un'autofobia di cui tu parlavi prima, cioè nel senso, questa cosa, oddio, se rimango da solo è finita, dall'altro lato, gli altri che sono, sono altri. In un branco, in un gruppo che può essere spaventoso, eccetera, eccetera. Quindi il pensiero è questo: siccome l'unico modo per non essere da soli è avere qualcuno che ti vuole bene, qualcuno che provi un sentimento, qualunque cosa sia un sentimento. Eh, se ho capito dove volevi farmi andare a parlare con la domanda spontanea, è questi hanno 14 anni. Hanno. Popolo! L'unico che ha risposto prima ha detto 14, quindi ora avete tutti 14 anni. Eh. <ride> Sono molto giovani okay? e si affacciano all'amore, come dice la canzone, per esempio, e si affacceranno tutta la vita a questa cosa qua senza capirci niente. E la giornata di oggi sarebbe a tema educazione e, appunto, questo essere condotti verso qualcosa. Anche questa seconda non è una domanda. Oggi gira così. Vai, l'amore parliamo d'amore un attimo. <ride> Ho capito cosa volevi dire, ride. <ride> Hai finito? Finito, finito. Chi non ha bisogno di essere amata e amato, alzi la mano qui. Chiaro? Che cos'è l'amore? Se io avessi la risposta, ragazzi, quello che a me piace è la parola amore in un significato. Chi di voi ha fatto latino? Vediamo, alzi la mano. Ecco, quindi, ah, chi di voi ha fatto latino e fa latino lo uh, spiegherà meglio a coloro che non vengono da scuole in cui hanno già studiato latino. Ci siamo? Quando le lingue classiche mettono dei prefissi, per esempio l'alfa privativo, che viene dal greco addirittura, quella struttura lì indica quando c'è l'alfa che priva e abbiamo una parola composta di quel prefisso, vuol dire che c'è qualcosa che viene tolto. Quindi questo ragionamento che mi è rimasto dai tempi della scuola, quando io pronunciavo la parola amore mi faceva pensare perché se quella A diventa privativa, alfa privativo e more la consideriamo mors mortis, cioè morte, amore diventa un significato bellissimo perché diventa tutto ciò che toglie la debolezza, la fine, l'incapacità, il blocco, l'ostacolo. La morte come morte interiore, tutto bene? Sono riuscita a spiegarvelo anche a chi ha meno di 14 anni? E a chi ne ha di più di 14 anni? Amore, togli, togli la mors, quella sensazione che ti, ti arriva qui. La non vita, togli la non vita. Quindi l'amore per me, ero ragazzina come voi... Eh. Tutto quello che alimenta la forza della vita, la forza della vita. Poi se tu vuoi un'altra non domanda, per esempio potrebbe essere sulla gioia, ma dopo. Stiamo sull'amore. Quindi poi io, eh, che non ho avuto una vita facile crescendo da ragazzina come voi, per niente, perché non capivo niente di tutto quello che capivano gli altri, ma capivo molte altre cose che gli altri non capivano. Quindi sono stata una bambina molto divergente che per non essere, è chiaro il gesto, cioè per non essere identificata e messa in pericolo, che cosa ha fatto? Si è tenuta nascosta le sue caratteristiche. Come molti di voi nascondono le proprie caratteristiche e mostrano soltanto quelle che non ti mettono a rischio di derisione, di accusa, di giudizio. Quindi, che non si veda niente di tutto quello che mi mette a rischio di accusa, di giudizio, metti che si accorgono che ho bisogno di essere voluto bene, oddio, come mi indebolisco io, capiscono che sono un debole. E guarda caso è interessantissimo che le ricerche sul bullismo e sugli aggressivi mostrano proprio che c'è un enorme bisogno, soprattutto in alcune fasi della crescita, di essere semplicemente voluti così con tutti i difetti compresi. Tutto bene? Mi guardate? Riassunto. Crescendo, sono diventato uno scienziato, uno scienziato serio, uno di quelli che è entrato nelle accademie più significative della ricerca e della scienza. E lì abbiamo cercato di guardare dove vive l'amore nel nostro cervello. Ve la faccio grossolana, grossolana. Dove vive l'amore nel nostro cervello? Sappiamo le aree del linguaggio, le aree del movimento, le aree del bisogno di mangiare, le aree che controllano il battito cardiaco. Dove vive nel nostro cervello la capacità? di dare amore o di sentire amore, ve la dico veloce, veloce. Pare che tutti, proprio tutti, tutti, abbiamo alcuni bisogni che senza quelli lì moriamo a proposito di alfa privativo della morte. E questi bisogni sono mangiare, bere, dormire, fare la pipì. Quindi sono quasi tutti i bisogni fisici. Ma in quello stesso nucleo del cervello che tiene i bisogni fisici per la sopravvivenza, attenti a questo, perché è importante che lo diciate ai vostri genitori, ai vostri fratelli, ai vostri amici, accanto a quei bisogni lì, che se tu non respiri muori, se tu non bevi muori, se tu non mangi muori, lì, in quell'area che il cervello spegne prima di morire davvero, per ultima, vive il bisogno di essere amati. Riassunto, tutti noi della nostra specie abbiamo bisogno di sentirci amati. Senza il sentirsi amati, attenti alla direzione, il sentirsi amati, siamo tutti ammalati, cioè non stiamo in equilibrio, non stiamo bene, non ci sentiamo bene. Ci siamo? Lo ammettiamo che abbiamo bisogno di essere tutti, così come dobbiamo ammettere di essere tutti nella necessità di respirare. Perché se non respiriamo non si vive. Abbiamo, e se respiriamo veleno invece che ossigeno ci ammaliamo. Se noi sentiamo di ricevere giudizio, giudizio, giudizio invece che amore ci ammaliamo. Mi sto spiegando? Ci ammaliamo, ci indeboliamo. Riassunto, lì, in quell'area che il nostro cervello spegne alla fine, insieme al respiro, c'è il bisogno di essere amati per tutta la vita continua, per tutta la vita prosegue, perfino nel momento in cui non c'è più la coscienza, continua quel bisogno lì, ma come facciamo se a dare amore non dovesse corrispondere la stessa forza. E infatti sono proprio gli scienziati, i neuroscienziati, che attraverso una struttura che si chiama neuroimmagine sono riusciti a mostrare che cosa accade nel nostro cervello, non quando noi sentiamo il bisogno di essere amati, ma quando diamo amore, cioè diamo all'altro la possibilità di ciò che priva della morsa, cioè priva della sensazione di debolezza. Perché noi non abbiamo solo il ricevere amore, abbiamo anche l'emettere amore. Riassunto, ricevere amore è di tutti fino alla fine della vita come bisogno fondamentale. Il dare amore viene dato pochissimo, in pochissimi tempi della vita, perché dipende da altre funzioni del cervello e deve passare attraverso la volontà. Sono riuscita a rendervi? Riassunto, tutti hanno assoluto bisogno di essere amati, pochi emettono: eccomi, ti rimando, ciò che priva te della tua debolezza. Lo vogliamo una rivoluzione nel mondo? Se vogliamo una rivoluzione nel mondo perché voi abbiate speranza, ma proprio speranza e gioia e dopo. E gioia allora dovete chiedervi finché siete in questa fase di età che è straordinaria di dedicare tempo attenzione ed educazione ad emettere amore a D'amore, perché nessuno di noi è capace di amare tutto e tutti. Ma gli atti d'amore sono un'altra cosa. E gli atti d'amore sono come l'acqua che beviamo, il pane che mangiamo. Sono le condizioni che ci consentono la vita migliore. Riassunto del riassunto: un atto d'amore è guardarsi negli occhi dandosi io ci sono per te, un atto d'amore è prendersi la mano, non avere paura, un atto d'amore è dire prof, ho bisogno che mi aiuti, un atto d'amore è al prof che dice io ci sono per te e ti vengo a prendere fino a dove avrai bisogno di me A, rispetto a tutto questo, un pensiero è c'è un libro di spiritualità che forse avrai incrociato che è mai senza l'altro. Nel senso che nessuna, nessuno di questi atti di coraggio dei quali tu parli è possibile senza l'altro, senza sentire no? eh, quello che avviene nell'altro. La mia domanda specifica, forse questa volta è questa: esiste una narrazione potente del vuoto, dei vuoti che uno colma. Appunto, i vuoti della solitudine che uno colma. Pensavo una cosa: ci sarà una serata sulla pornografia domani sera e c'è. Non fa ridere, detta no così. No, ma adesso no. è interessante questa cosa: pornografia. Come eh, ti viene che, in mente che... dopo aver parlato d'amore, una serata sulla pornografia? Sulla pornografia. pornografia. E eh, adesso ti dico: pornografia, che sicuramente i ragazzi non sanno cosa sia, ma non importa. Ehm, mi viene in mente per questo motivo, siccome esistono milioni di visualizzazioni di. Dei, dei video su YouTube e uno dice oddio che bello! Invece esistono miliardi di visualizzazioni su questi siti in chiaro no? dove uno va lì e dice hai 18 anni. E anche lei che ne ha 14 dice sì. Quel sì che viene messo lì significa tantissime cose, significa rispondere no alla domanda che tu hai fatto prima. Che non è una... ognuno si va a vedere quello che vuole, dico. Però in realtà la domanda è questa: questi sono i vuoti, okay? il pieno che c'è attorno è più difficile da raccontare. La gioia è difficile da raccontare. Da dove si può partire? Vogliamo parlare dei vuoti? Se non mi alzate la mano non parlo dei vuoti. Parliamo dei vuoti. Parliamo come mai abbiamo tutti quanti bisogno, per esempio, di artificiale come può essere la tecnologia, come può essere il fumo, come può essere, eccetera. Come mai abbiamo tutti bisogno di artificiali? Faccio un, un esempio molto semplice. In questo momento qui c'è il sole? Rispondete, no, non c'è il sole. Ho bisogno di vedervi? Sì. Quindi c'è un vuoto di luce. E quindi l'evoluzione dell'umanità ha portato a dire, beh, ma io ti posso dare la luce artificiale. Ci siamo? Quindi la luce artificiale risponde ad un vuoto, seguitemi perché non è una stupidaggine. La luce artificiale risponde ad un vuoto, il mio bisogno di luce, io la risolvo con il neon in questo momento. E se è in questo momento, cioè un vuoto che io vado a colmare in questo momento, divento addicted della luce del neon? No, perché? Perché poi esco e ho la luce del sole. Ma se io vivessi tutta la mia vita in questa luce artificiale, mi sentirei nella gioia della luce del sole? Ditemi la verità. O mi ammalerebbe questa luce artificiale? Mi renderebbe con la pelle malandata, con la salute malandata, con l'essere malandati nell'umore a forza di essere in una scatola chiusa senza ossigeno naturale e senza luce naturale. Ditemi la verità. Riassunto, se noi colmiamo i vuoti, sempre di ciò che è un artificio, un barbatrucco, una cosa che fa finta di essere quello di cui ho bisogno, dopo un po' quel bisogno, invece di essere colmato, aumenta, aumenta, aumenta. Quindi se voi colmate il bisogno dell'altro con l'artificiale di ogni ordine e grado, che sia lo sballo, che sia la tecnologia, che sia una modalità di attrarre l'attenzione con rabbia, violenza. Qualunque cosa voi adoperiate non colma il bisogno, lo aumenta. Tutto bene? I vuoti non si possono colmare. Con, i con le risposte finte ai bisogni autentici. I bisogni autentici hanno bisogno di risposte autentiche. Non ce la fanno se vengono colmati dal finto. Come ve l'ho detta? E allora voglio che mi sorridiate con gioia, non che mi guardiate così. Dici io, come faccio io che non ho il sole? Io che mi sento solo per davvero? Io come faccio? Vado dal vicino a fianco e gli dico: Senti, vuoi essere amico mio? E se quell'altro mi dice di no, tollero il no? Che fatica! Beh, quel no. È un no che vi porta a fiorire una risposta nuova, ma se invece di quel no che vi porta a fiorire una risposta nuova voi continuate a restare in un vuoto, in un vuoto che colmate con il click ai siti dove fingete di essere altro, tutto bene? Ora vi faccio ridere, posso farvi ridere un momento perché se no mi andate tutti quanti in un'emozione che dice... Allora, io il primo semestre di ogni anno accademico vado a fare lezione a Rovigo, per pura follia perché potrei fare lezione sotto casa mia. Invece vado a Rovigo perché? Perché a Rovigo c'è un corso di studi che forma coloro che si occuperanno di fare educatore ed educatrice nel primo periodo della vita, del nido. Che va da zero a tre anni e siccome quella è l'età più potente per far crescere il meglio di ogni creatura, io vado a insegnare lì perché penso che lì, se davvero capiscono quanto aiuto possono dare, avremo una possibilità di eh, rendere ognuno di quei bambini tanto, tanto, tanto più forte dentro. Quindi andando a Rovigo vado in macchina. Dici perché ci racconti questa storia qua? È perché nella pioggia un giorno ho forato e siccome non volevo ritardare eh, prendo un treno. E nel treno succede che ci sono due, tutti quanti appiccicati, due, uno da un mio lato, l'altro dall'altro lato, che stanno chattando, avete presente? Il treno... Tutum, e nel tutù il, il cellulare cade, il cellulare di lei cade sul piede di lui, gli fa male, quindi con rabbia prende questo cellulare e fa per darglielo, ma sapete che nel cellulare tuttora si legge direttamente, non è che c'è uno schermo che in tempo sufficientemente veloce chiude la conversazione, e che cosa si accorge mentre ha il cellulare così costui? Beh, si accorge, come in un film, che colei con cui chattava da tantissimo tempo si chiamava nello stesso modo con cui questa creatura di fronte a lui, vera, viva, vegeta umana, interissima, stava chattando e anche colui con cui lei chattava si chiamava come lui si chiamava. Quindi assisto ad una scena assolutamente folle in cui i due non si riconoscono, come se si fossero raccontati una marea di bugie sulle caratteristiche fisiche, sulle foto che si sono mandati, sui racconti che si sono dati. E con rabbia nessuno dei due corrispondeva più all'altro. È stata una scena che se mi avessero dato tre pugni sullo stomaco mi avrebbe fatto meno male, perché due creature meravigliose, invece di mostrare all'altra la parte migliore di sé, hanno adoperato un barbatrucco e nel barbatrucco non si sono più riconosciuti e a 16 anni, come probabilmente avevano, nessuno dei due era soddisfatto e senza il suo vuoto, perché aveva bleffato. Riassunto del riassunto: di fronte ai vuoti che abbiamo dentro non possiamo bleffare. I vuoti che abbiamo dentro hanno bisogno di autenticità, di verità, altrimenti urlano di più, fanno sempre un po' più male e si instabiliscono su delle memorie che sono come il rooming. Sapete quando gli animali ruminano l'erba e non smettono mai? Sono come il rooming, riempiono i nostri pensieri, ci danno ansia, ci danno l'alimento ad aumentare il vuoto riassunto del riassunto il vuoto d'amore si colma dando e chiedendo ehi tu stai con me questa storia ci segna a non usare tinder e non andare a rovigo questo, è, <ride> questo <ride> ho imparato da questa storia no ehm, Vorrei leggere Giovanni quando hai finito. Un versetto di Giovanni? Ci no, leggiamo? no, Giovanni è uno dei ragazzini che mi ha scritto. Leggici Giovanni, che poi ti devo chiedere una cosa. Eh no, prima chiedimela, che così okay. con lui concludo. Poi, dopo questa cosa qui, a noi, o almeno a me, piacerebbe molto sentire... Come mi sento un boomer quando dico strano. Sarebbe bello sentire le vostre voci, cioè sentire qualcosa che esce da voi. Possiamo? Assolutamente sì. C'è qualcuno con che giri con, con un microfono? Con gioia anche loro con un sacco di gioia. No, vai. Vai. no, no, vai, dai, leggici Giovanni. Leggo Giovanni. Allora, Giovanni lo leggo. No, allora, eh, io non so, eh, non so, vi racconto un attimo come dovete interpretare quello che vi sto dicendo. Eh, alcuni anni fa, prima del Covid... Io facevo delle lezioni in università in cui invitavo i miei studenti dicendo se hai degli amici, domani parliamo della memoria, portatevi tutti gli amici che hanno bisogno della di, di aiutare la loro memoria, così li aiutiamo. Domani parliamo delle emozioni, se avete bisogno di aiutare degli amici, portate degli amici. In questo modo succedeva che in università c'erano delle giornate in cui mi ritrovavo centinaia e centinaia di studenti da tutti i corsi di studi più svariati e mi prendevo un sacco di rimproveri. Perché davo fastidio a tutti quanti quando facevo così e lo sapevo. Però arriva il Covid e con il Covid non si può più fare così. Quindi i miei studenti cominciano a dire come facciamo se non ci dai una mano. E aprono dei social che si chiamano Daniela Lucangeli. In questi social cominciano a mettere i pezzi delle mie lezioni. È così che io, in qualche modo, mi sono ritrovata a confrontarmi con centinaia di migliaia di persone. Perché? Perché la gente va, ascolta questi pezzi di, di... Ma direi è come quella luce che mi spara, cioè poniamo in attenzione per comprendere cosa ci accade dentro rispetto a chi siamo, come ci sentiamo. E quindi i ragazzi mi scrivono, molti mi scrivono e io non li conosco. Uno di questi è Giovanni. Giovanni è di qualche tempo fa e lo vorrei leggere perché, perché riprende la solitudine e riprende anche le risposte ai bisogni autentici con cui abbiamo, abbiamo concluso. Quindi vi leggo Giovanni soprattutto per i vostri prof. Sotto Giovanni c'è la mia... La mia Uh, Lucy. Lucy ha 5 anni a proposito di gioia, dice: A me la gioia mi accende, mi fa fosforescenziare le cervellina. Uh, vi accende mai la gioia a voi? Ah, raggio. Giovanni. Prof, non ne posso più, non ne posso più, non ne posso più. Io mi sento solo, tra tanti soli, proprio come quella particella di sodio dispersa nell'acqua che lei cita sul suo libro. Avete presente quella pubblicità in cui c'era una particella di sodio nel bicchiere d'acqua e diceva c'è nessuno! <ride> ecco, io avevo raccontato che io quando avevo la vostra età mi sentivo come quella particella, che diceva c'è nessuno! Forse qualcuno di voi si sente come quella particella. Quindi urlate forte. C'è nessuno? Così mi sento solo e assitato di gioie da condividere. E perché? Perché la storia vampira degli adulti ha trasformato la mia scuola in un verificatoio e gli affetti in cactus a cui avvicinarmi con cautela e circospezione, metti mai mi facciano un PDP perché sono più sensibile degli altri. Eh, gli affetti in cactus. Mm? Vi do qualche suggerimento, prof, per voi e i vostri congressi sapienti. Eh, scusate, vi ridico la frase, non per arroganza, ma per necessità e apnea. Bellissima questa parola. Vi do qualche suggerimento, prof, per voi e i vostri congressi sapienti. Fabbricate pillole di gioie in parole, opere o missioni. In parole tornate a dialogare con chi mettete al mondo. In opere cominciate a vivere insieme a chi mettete al mondo e in omissioni omettete il vostro peso dalle loro ali. E lei però fa qualche suggerimento migliore. Beh, omettere il nostro peso dalle vostre ali, rimparare a stare con voi, in, proprio in dialogo con voi. Mi, mi sembra la lezione più grande che Giovanni potesse dare alla nostra generazione, quella degli adulti, per ritornare a colmare i vuoti in gioia che vincono la solitudine. Riassunto, cercate gli adulti che vi stanno a cuore e emettete tutto quello che potete per riprendervi la relazione con loro. E fatelo con i compagni e le compagne che sentite essere capaci di rispondere allo stesso bisogno autentico. Cominciate dal piccolo e espandete, espandete, espandete perché tutti ne abbiamo assoluta necessità ieri. Mentre ringraziamo Daniela Lucangeli per tutto quello che è venuto questa mattina. C'è una persona che gira con un microfono. Alzi la mano ora. Chi vuole dire qualcosa? C'è una persona che si è alza, ha alzato tutta se stessa per sistemarsi i pantaloni, credo. <ride> niente, perché quando tu dici alzate la mano, alzano tutti tutti e due le mani, io dico alzate la mano, non succede niente. Guarda, 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 succede lì. Succede. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto faccio i complimenti per, la per il bellissimo incontro. All'inizio dell'incontro parlavamo un po' della solitudine e di che cosa causano la solitudine. Io ho l'impressione che oltre alla mancanza di contatto fisico un aspetto che può far sentire una persona sola è sentirsi non ascoltata. E non ascoltata non vuol dire non sentita. Non ascoltata intendo dire quando una persona parla e l'altra persona sente, ma non prende in considerazione ciò che viene detto, perché se ne frega, per esempio. Questa è non una domanda, è e io direi è quasi autoevidente. Abbiamo tutti bisogno di essere ascoltati, essere ascoltati è dentro a quei bisogni di cui abbiamo grandi vuoti, no? con la solitudine. Eh, vi, vi racconto alcuni dati di ricerca. Uno dei bisogni che hanno i prof è essere ascoltati e stimati dai propri allievi. Uno dei bisogni che hanno gli allievi è essere ascoltati e stimati dai propri prof. Uno dei bisogni che hanno gli adulti è essere madri, padri, nonni, essere stimati e ascoltati dai propri figli, nipoti, ok? Uno dei bisogni che hanno i figli è di essere ascoltati. Ma, do, chi comincia? Io vorrei soltanto portare questa testimonianza da persona di scienza semplice. Chi comincia? È ora che cominciamo, no? Perché è come dire: tutti abbiamo sete, chi comincia? A, a cercare le fonti e, e se fossi io la fonte che deve cominciare tutto bene allora io conto su di voi ragazzi conto su di voi per interrompere il circolo dannosissimo che porta questo tempo del mondo in tutta la nostra geo in tutta la nostra terra ad avere chi non ascolta più nessuno e ha solo denstruments, desiderio di distruggere l'altro. Basta, dateci prova che è possibile perché voi siete, eh, posso dire, con un'innocenza di chi, poiché è stanco di non essere stato ascoltato, può anche decidere di dire adesso vi ascolto io. L'altro giorno, sì, questo, adesso vi ascolto io. Ah, racconto questa. Eh, alcuni, alcuni anni fa, una delle bimbe che mi aveva tanto commosso è una bimba che avevo incontrato in una scuola, eh, l'ultimo anno di una scuola materna. In cui ero andata e avevamo fatto dei laboratori insieme proprio per aumentare la gioia, la capacità di espressione delle emozioni. E quindi questa bimba faceva le capriole, danzava nella musica, esprimeva la gioia dipingendo in questi modi qui. Quindi io per farmi accogliere. Da, da, da tutto questo gruppo di bimbi mi sono messa a imitare quello che facevano loro e quindi esprimere la mia gioia dipingendo, esprimere la mia gioia con le capriole, voi vi immaginate me fare capriole, quanto amore ci devo avere messo. Quindi prima hanno dubitato di questo adulto bizzarro che entrava e faceva così, poi hanno cominciato a sentire fiducia e che cosa hanno fatto? Ah, mi hanno circondato fino a che la più coraggiosa è venuta verso di me mi ha abbrancato una gamba proprio abbrancato una gamba mi ha guardato occhi negli occhi e mi ha detto ma te sei una Sailor Moon <ride> ci siamo battute il 5 quindi abbiamo capito che eravamo due Sailor Moon questa bimba è cresciuta è cresciuta e adesso è alla fine del ciclo delle scuole primarie, delle elementari. Quindi io che ho la necessità di ritrovare queste connessioni, quando sono riuscita finalmente a tornare lì e l'ho rivista, mi ha, lei, mi ha riconosciuto lei e mi ha detto, ho capito che quando voglia di giocare, invece di fare capricci, Chiedo alla mamma, al papà, vuoi che giochiamo insieme a quello che piace a te? Dico, e perché hai scelto questo? Perché ho capito che prima di pretendere io devo imparare a dare. Allora mi sembra una magia da Sailor Moon. Prima di pretendere di essere ascoltati dobbiamo metterci in ascolto. E se i ragazzi oggi non sanno ascoltare, perché forse è tanto esempio di chi è stato capace di ascoltare, non abbiamo saputo darglielo. Quindi, semplicemente capiamo che quello è un processo di vuoto, è ora di cominciare con un processo di pieno. E ve lo auguro davvero tanto, tanto. E, 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 e spero che chi di voi eh, ne avrà la possibilità, me lo scriva e mi dica, sai che. Ho cominciato e allora io avrò capito di non aver studiato tanto e in vano. Grazie. Mentre aspettiamo un'eventuale seconda, seconda mano alzata, che c'è già lì. Può andare qualcuno col microfono fin là? Grazie. Buongiorno, uh, purtroppo nella nostra classe uh, abbiamo un problema, non siamo molto uniti. Uh, abbiamo paura di esprimerci per ciò che siamo perché abbiamo paura del giudizio degli altri, nonostante i numerosi tentativi dei professori. Lei ha qualche consiglio da darci? Come ti chiami? Miriam. Miriam, eh, credo che questa sia la realtà più frequente ovunque. Ma anche se io dovessi dire non nella mia classe, ma nel mio dipartimento è così. Anche nel mio condominio è così, anche con le persone che fanno parte del mio mondo del lavoro è così. Quindi è proprio una cosa molto, molto comune. È talmente tanto comune che ci siamo messi a fare dei laboratori per imparare a fare che cosa? Si chiama empatia, cioè la capacità di sentire l'altro come è simile a me. E nell'empatia, più che le parole, ci vogliono dei comportamenti. Per esempio. Stare con esercizi in cui ci si guarda negli occhi, generando una comunicazione profonda, migliora l'empatia. Stare eh, battito a battito, schiena a schiena, ve li farei fare qui se avessimo tempo. L'anno prossimo, alla Fiera delle Parole, Antonino Pio, tornate che facciamo i laboratori senza tante parole, ma con comportamenti che siano di relazione profonda. Per esempio, vi dicevo, sedersi a studiare schiena a schiena, battito a battito, aiuta moltissimo il non giudizio e la ripresa di relazione. E così via. Ma adesso io non ho un elenco di ricette che vi voglio dare, ma semplicemente far capire che c'è possibilità per ciascuno di noi di rimparare la relazione. Ma vorrei un mondo in cui non si disimpara mai. Eh? Non si disimpara mai. Riassunto: che scuola siete? Liceo Brocchi. Liceo Brocchi. Quanti siete? Fatemi vedere quanti siete. Liceo Brocchi. Allora, liceo Brocchi. Una. Una eh, testimonianza così grande non va sprecata con le insegnanti che vedo presenti in sorriso. Una testimonianza così grande non va sprecata. Quindi, se avete Dov'è il Liceo Brocchi a Padova? Abbassano! Se non vi dicevo vengo, facciamo un giorno in cui vi racconto, vi facciamo insieme, ma Bassano ho lezioni in università. Allora vi inviteremo, quando faremo i laboratori a Padova, a venire a rimparare tutti questi comportamenti di riequilibrio, si chiama omeostasi, delle emozioni di empatia, di relazione, va bene? Grazie della domanda. Grazie a lei. Inviteremo tutti, va bene? Tutti, perché noi siamo per tutti, tutti. Faremo in modo che si sappia e chi vuole viene, va bene? Eh, buongiorno eh, dottoressa, grazie per le sue parole che sono veramente illuminanti. Un sentimento diffusissimo che pervade gli animi dei ragazzi è quello dell'ansia. Allora, sappiamo che l'ansia è fisiologica, e lei, da scienziata, lo sa benissimo. Però nelle ultime generazioni, almeno a mio avviso, è un'ansia che eh, sta diventando parsa destruence, come lei diceva. L'ansia di raggiungere dei risultati, il timore di non raggiungerli e quindi in relazione anche il timore di non sapere come affrontare una sconfitta che non viene più vista spesso come un momento costruence come un step per migliorare, per fare meglio e, e per accettare che anche la sconfitta e il fallimento fanno parte della vita. Avremo bisogno di un consiglio per i ragazzi. Quante ore abbiamo? <ride> allora, l'ansia. Come arriviamo a determinare l'ansia? Eh, eh, datemi tre minuti che ve lo racconto, sperando di farvelo riconoscere. L'ansia si forma così, eh, le emozioni sono. Eh, ai miei studenti glielo spiego come se il nostro cervello fosse un ribollitore biochimico che produce energia, Hertz. E questo cervello ha delle strutture che sentono e delle strutture che capiscono. Le strutture che sentono sono antiche, 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 potenti, potenti, potenti. E servono per farci sopravvivere. Per esempio, le emozioni sono tutte queste forze di sopravvivenza. Quando noi sentiamo paura, la paura da dentro dice alle strutture che capiscono scappa perché c'è un pericolo. Ci siamo? Quindi quando noi sentiamo paura, il nostro cervello ci avverte che siamo in pericolo. Che succede con l'incontro delle memorie stabili? Che se la paura è sempre, 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 la memoria diventa colma di segnali di allerta. Quindi si genera un vero e proprio cortocircuito. Io, per esempio, se studio e sento paura, se studio e sento noia, se studio e sento giudizio, eh, tutte queste emozioni mi dicono scappa da di là perché sei in pericolo. Mi sto spiegando ragazzi? Quindi noi per anni educhiamo il cervello ad avere le emozioni sbagliate dello studio, perché sono emozioni che dicono scappa, scappa, scappa. E l'emozione non ubbidisce alla, a, a quella che si chiama l'intelligenza cognitiva. Cioè tu non puoi dire ora smetti di avere paura e non ce l'hai. Non è che ti puoi comandare di essere felice e diventi felice, non è che ti puoi comandare di essere allegro e diventi allegro, perché queste componenti del cervello sono componenti più antiche, più profonde che comandano loro sull'intelligenza. Quindi è la paura che comanda e ti blocca i circuiti, è la gioia che comanda e ti fa fosforescenziare le cervella. Ci siamo? Cioè è molto più forte il sentire. Riassunto. L'ansia si forma, e qui lo dico con onestà, perché il sistema educativo fa crescere costantemente in allerta tutti, e educa con questi semafori rossi continui. L'ansia indica che quell'organismo, che quella creatura lì, è arrivata ad avere preoccupazione per ogni cosa. È come se fosse un cortocircuito continuo in tutte le strutture. E quindi come si difende? Continuandola a sopportare o scappando da tutto quello che è il sistema, reagendo. Ma non si riesce a dire togli l'ansia perché te lo dico io. L'ansia è una forza e adesso cerco di spiegarvela com'è. È come quando dici: Io ho sete, cos'è che vince la sete? L'acqua. La sete si vince se tu invece che l'acqua mi dai un pezzo di pane? No, l la sete ha bisogno del suo complementare. L'ansia si vince con un'emozione che sia di ribilanciamento all'ansia. E qual è questa emozione? Il coraggio. Se vogliamo diminuire l'ansia, dobbiamo aumentare il coraggio, e il coraggio non si aumenta a parole. Il coraggio si aumenta se si ha un'alleanza di chi impara e chi insegna ad aumentare le esperienze di coraggio. Più noi abbiamo il coraggio di studiare e di affrontare l'errore nell'aiuto del nostro prof e della nostra prof, se la, il nostro prof e la nostra prof vengono vissuti come alleati, mi incoraggiano, mi aiutano a trovare la strategia, l'ansia diminuisce. Mi sto spiegando? Non la vincete l'ansia diversamente se non aumentando l'emozione, che diminuisce per forza l'ansia perché aumenta il suo opposto. Riassunto, l'educazione che educa le funzioni di vuoto, come l'ansia. È un'educazione che capisce con quali emozioni far crescere la parte migliore delle risorse individuali e per questo c'è bisogno proprio di adulti e di docenti che, come ho invitato prima i ragazzi, interrompano questi, queste muraglie di conoscenze sbagliate che ci hanno trasformato in ragionieri della prestazione scolastica. Grazie della tua domanda, pro. Grazie mille. Allora, il nostro tempo è terminato perché noi dobbiamo fare un cambio sala. Ma la cosa che ti chiedo è questa qui. Che cosa succede il 18 ottobre alle 18? Ah, il 18 ottobre alle 18, credo che vi, hanno, vi abbiano messo un, un, un foglietto sulla, sulla sedia. Aspetta, fammelo leggere perché io mica mi ricordo tutto quanto, quanto, quanto. Per l'Expo scuola. Viene fatto un momento per tutti i ragazzi in cui mi è stato chiesto di far fare un esercizio di orientamento alla scelta scolastica. Quindi se avete bisogno di capire come funziona l'orientamento alla scelta scolastica, lì io non farò come oggi una chiacchierata che un po' spiega, un po' fa percepire, farò fare proprio dei giochi che indicano alla mente come si sceglie il futuro migliore per le proprie qualità. Va bene? Ciao, ciao, Daniela Lucangeli. ciao, grazie, grazie, siete stati bravissime, e bravissimi, difficilmente ho centinaia di ragazze e ragazzi che accolgono tutte le provocazioni così come le faccio io, lasciandosi, lasciandosi fidare di me, grazie, è un grande segnale, grazie, anche le vostre prof e i vostri prof. Un'informazione di servizio per chi fosse interessato, e alla vostra sinistra è possibile acquistare il libro della professoressa Lucangeli.